Alessandro, una partita protagonista, tu come tutta la squadra per un successo fondamentale oggi qui a Latina. Più che la prestazione, il risultato è la cosa più importante. Dovevamo vincere, abbiamo vinto, siamo lì in piena zona playoff e ora continuiamo a sognare, continuiamo su questa strada e ci leviamo tante soddisfazioni. Non era facile dopo la sconfitta di martedì a Brescia, soprattutto perché era la terza gara anche in 7 giorni e poi in pochissimi credo avrebbero scommesso su una vittoria dell'Entella qui a Latina. Invece avete dimostrato ancora una volta di che passo è fatta questa squadra. Io non la vedo in questo modo. Sappiamo che noi dopo lo schiaffo ci rialziamo sempre bene e oggi ne la conferma. In difficoltà, in 10 contro 11, non abbiamo mollato, abbiamo tenuto bene il campo, botta su botta siamo riusciti a portare tutto a casa e questo è importantissimo per noi. Ecco, nel secondo tempo molti interventi decisivi, ce n'è stato uno in particolare per coefficiente proprio difficoltà? Guarda, sono tutti importanti, però secondo me uno è più difficile, è quello su Corpia, proprio uno dei primi. Che si è liberato bene e ha girato, che praticamente non hai neanche visto. Sì, in aria da solo era poi, però meno male che è andata così e continuiamo bene adesso. Ecco, un portiere come la vive questi ultimi, mettiamo 20 minuti di una partita dove loro ovviamente continuavano a pressare e hanno pressato fino al 96esimo praticamente? Guarda, io la vivo serenamente, penso a richiamare tutti i compagni, tenerli svegli e cercare di non sbagliare nulla e essere concentrato. Chiamare i miei compagni mi tiene concentrato e cerco di farlo il meglio possibile. Keita al 95esimo non ti ha sentito quando l'hai chiamato? Non lo so, guarda, lasciamo perdere questo tasto. Grazie. Non mettere niente, manca questa.